Nuovo centrodestra, Lanfranco Venturoni, vi incontrate con il ministro Quagliariello e già registrate adesioni praticamente in ogni parte del territorio dell'Abruzzo. Ma ripeto, io sono sempre molto fiducioso di questa nuova avventura perché credo che sia in un momento in cui l'Abruzzo e l'Italia ha bisogno di un partito che sia moderato, che affronti i problemi del paese in maniera concreta e senza estremismi. Si può anche collaborare, dialogare con l'altra sponda quando il problema è di tutti e non è del singolo partito politico. Questo partito credo che vada a collocarsi molto bene in questo momento per recuperare tutta quella fetta elettorale del centrodestra che io sempre sostengo che è maggioritario in Abruzzo ma anche nel paese Italia, che si è allontanato un po' dalla politica, che forse è un po' deluso perché il Paese si trova in queste condizioni e che vede come un punto di riferimento per il futuro di questa regione, di questo Paese. Un po' di frizione a livello nazionale, con qualche dichiarazione pepata tra Forza Italia e Nuovo Centrodestra, invece in Abruzzo ancora rapporti molto sereni e molto distesi. Ma per un semplice motivo, perché noi non è che vogliamo fare inciuci chissà che, noi vogliamo che il centrodestra governi. E governi nel senso proprio dei principi del centrodestra, nel senso che dobbiamo liberalizzare un po' il paese, bisogna che l'imprenditore si senta meno vincolato dai vincoli burocratici e soprattutto alla pressione fiscale, crediamo nel lavoro e quindi crediamo nell'impresa e se siamo ricchi riusciamo a dare il sociale, altrimenti potremmo distribuire solo la povertà. La ricchezza si crea non per decreto, la ricchezza si crea creando le condizioni per cui il popolo possa lavorare e si possa crescere. E se invece noi costringiamo i nostri imprenditori a vincoli continui, non si può fare nulla che dal commercio al turismo, a qualsiasi altra cosa, soprattutto l'edilizia, che ogni volta che uno deve fare qualcosa praticamente lo si scoraggia, non lo si incentiva, è chiaro che poi l'impresa finisce e quindi finisce il lavoro. È inutile che noi diamo gli sgravi fiscali o le premialità ad assumere le persone. Il problema è che il prodotto si deve vendere. Se una fabbrica non riesce a stare sul mercato, come fa a assumerli? Puoi dare tutti gli incentivi che vuoi, non può assumere nessuno. Per concludere, Nuovo Centrodestra si caratterizza per il dialogo. Di recenti complimenti di Maurizio Cerbo, di Rifondazione, per la disponibilità di Lanfranco Venturoni a scrivere insieme una legge sul personale della Regione e a correggere alcuni errori. Vedete, in questi 3 anni che ho svolto il ruolo di capogruppo in Regione, credo che la maggior parte dei provvedimenti, non dico che l'abbiamo fatta all'unanimità, ma comunque non c'è stato tutto questo ostruzionismo dell'opposizione se non in alcuni punti. Perché? Perché credo sempre nel dialogo, cioè quando uno ha ragione e fa una cosa valida, cioè perché non dialogare? E poi a me non è che piace metterci l'etichetta, io credo che il cittadino capisca quando un politico opera nel bene comune o quando invece opera per se stesso. Io credo che questa giunta Chiodi, questo governo di centrodestra in questa regione in questi 5 anni sia caratterizzata per affrontare i problemi della regione, non certo per poter far carriera personale politica di qualcuno.